Allora, siamo al piatto del giovedì. Che cosa ho deciso di fare? Degli involtini di petto di pollo. Perché il petto di pollo? Perché il petto di pollo si cuoce molto velocemente. Gli involtini in genere si fanno con le fettine leggere leggere di manzo, però hanno bisogno di una lunga cottura. Io invece le faccio con i petti di pollo. Quali sono gli ingredienti? Allora, ovviamente fettine molto fine di petti di pollo. Poi la pancetta. Sarebbe meglio quella liscia, ma io ho trovato solo quella tirata, invece ho trovato solo quella arrotolata. Del brodo per permettere la cottura. L'olio, ovviamente. Della feta, che farò a pezzettini e che sbriciolerò nell'involtino. Salvia e un po' di limone grattato, per rinfrescare il sapore e renderlo più fresco, più leggero. Il sale con parsimonia, perché il brodo nel quale cuocerò gli involtini è ovviamente salato, perché la feta ha un sapore forte, perché la pancetta è praticamente anche lei salata. Quindi sale io ce l'ho messo perché bisogna assaggiare per vedere e aggiustare, però in realtà prima si va quasi a cottura e poi casomai si aggiunge il sale. Quindi adesso cosa farò? Metterò la fettina di pollo sulla quale poggerò la fettina di pancetta, sbriciolerò un pochino di feta, metterò un pochino di salvia e un pizzico di limone, arrotolo e con gli stuzzicadenti lo fermo. Adesso cominciamo. Ecco il piatto finito, avete visto tutte le fasi. Ovviamente io uso la pentola fornetto della Berni Group, però voi se non ce l'avete usate una padella normale che abbia un coperchio. Quindi troverete come al solito tutti gli ingredienti e tutta su Instagram. Per il momento vi saluto e vi ringrazio di aver guardato fino ad ora. Ricordatevi di accendere la campanella. Arrivederci, buon appetito e alla vostra!